Davvero? Che grotta buia! È la porta che mi preoccupa, George. Sono sicuro che si riaprirà fra un minuto. Niente panico. Ecco, ora panico. Aiuto! Nico, la tua calma è davvero ammirevole. George, viaggiando con te ci si abitua a cose del genere. Se fossi andata in panico ogni volta che siamo rimasti bloccati in una stanza, beh... Hai ragione, ho detto una scemenza. Tu cerca di aprire la porta mentre io esploro la grotta oscura e maleodorante. Brancolare nel buio non sarebbe stato per niente divertente. Ma lo facevo ormai da una vita, quindi non era una novità. La porta di pietra si era chiusa intrappolandoci. Non saremmo mai riusciti a forzarla. Come sempre, Nico non perdeva mai la calma. Ciao! Ciao! Sei riuscita ad aprire la porta? No, non ancora. Se trovi una luce possiamo esplorare il resto della stanza. C'era qualcosa scavato nella parete. Non era il momento di giocare a sculture al buio. Per scoprire cosa fossero quei solchi, mi sarebbe servito un po' di luce. Non avevo idea di cosa potesse essere in agguato nel buio. Minacciai la cosa immaginaria con il martello. Mi sentii subito meglio. Aveva dei rami, come un albero. Non era il momento di giocare a sculture al buio. Per un attimo immaginai di precipitare nel buio, ma era stata solo la mia immaginazione, il pavimento era solido. Era freddo e liscio, come pietra levigata. Era fredda al tocco e sembrava scolpita nella roccia. Era solo il mio cervello che mi giocava a brutti scherzi. C'era solo un modo per affrontare le ombre nel buio, una bella martellata. Mi sentii subito meglio. Avevo sconfitto i pericoli immaginari davanti a me utilizzando solo il potere della mia mente. Langham avrebbe fatto meglio a stare molto attento. Era di pietra, con una rientranza e un liquido oleoso all'interno. Al centro c'era anche una specie di stoppino. Era freddo e liscio, con alcuni solchi sulla superficie. Era una superficie piatta, simile alla pietra. Una grossa ciotola di pietra
con all'interno del liquido oleoso. Era un oggetto rotondo di stoffa, odorava leggermente di muffa. Non volevo sprecare l'ultimo fiammifero, a meno che non fosse assolutamente necessario. Usare l'ultimo fiammifero per guardare l'oggetto di stoffa non ci avrebbe tirati fuori di lì. Una grossa ciotola di pietra con all'interno del liquido oleoso. Ehi, Nico, forse ho trovato un po' di luce. Wow! Deve essere Gennen. Ramon ci ha detto che era sparito tra le montagne mentre cercava la tavola. Ecco dov'era finito. È morto in questa grotta. A un esame più approfondito, direi che si è fatto saltare le cervella. Ok, George, ho afferrato il messaggio. Che posto è questo? Non lo so, ma guarda i simboli gnostici. Hai ragione. I colori, l'albero. Ma quella chi è? Assomiglia alla Vergine Maria, ma non credo sia lei. Che vuoi dire? La veste rossa e le spalle scoperte. Deve essere Maria Maddalena. Ma certo, Marques mi ha detto che gli gnostici la venerano. Questo posto è una specie di tempio gnostico. Ci deve essere un modo per sbloccare la porta. Magari è nascosto fra queste incisioni. Ma se fosse stato così evidente, non credi che Gennen l'avrebbe trovato? Sul piedistallo c'erano dei graffi molto vecchi, come se qualcuno avesse spostato la statua. Sicura che questa sia Maria Maddalena? Certo! La veste rossa! Tutto ha senso! La Madonna avrebbe avuto una veste blu. Ma allora chi è il bambino? Secondo i Vangeli gnostici, quando Maria ha baciato Gesù sulle labbra, in realtà lei... ecco... Capisco. Già. Quindi, secondo gli gnostici, il bambino che sta allattando è... Credo di sì. In topless e con la veste rossa. Era davvero una Madonna mozzafiato. La colonna era stata scolpita a forma di albero e dipinta di blu. Rappresentava l'albero della conoscenza. La colonna era stata scolpita a forma di albero e dipinta di verde. Rappresentava l'albero della vita. Sul bassorilievo c'erano dei residui di vernice blu. Mi chiesi se fosse una raffigurazione di Lucifero. Un tempo il bassorilievo era dipinto di verde. Mi chiesi se fosse una raffigurazione di Yahweh. Un grosso simbolo inciso della Tabula Veritatis. Tutte le altre figure presenti nella scena sembravano supplicarlo. Un gruppo di figure guardava verso la tavola. Erano tutte colorate di rosso. Avevo già visto qualcosa del genere. Ciao! Che stai cercando? Non lo so ancora, ma deve esserci un modo per aprire la porta. Il simpaticone laggiù la pensa diversamente. Ma non ha l'occhio femminile per i dettagli. Per fortuna non avevo tastato troppo in giro prima di accendere la lampada. Condividere uno spazio angusto con il cadavere di Gennen non era un'esperienza piacevole, ma dovevamo scoprire come andarcene da lì.
Ganon si era dato parecchio da fare prima di farsi saltare le cervella. Mi chiese a cosa stesse lavorando. Doveva essere Ganon. In quel caso, il cadavere si trovava lì da decenni. Nella tempia c'era un foro di proiettile. Era rimasto intrappolato, esattamente come noi, e aveva deciso di suicidarsi. Una vecchia pistola. Probabilmente quella usata da Ganon per spararsi in testa. Raccolsi la vecchia pistola. Era troppo corrosa e arrugginita per sparare ancora. Un fedora, simile a quello nel baule di Ganon al castello. Era ormai tutto logoro. Ex luce veritas. Dalla luce, la verità. Avevo trovato le stesse parole nell'affresco al Castel del Sanz. Il cerchio di ferro faceva parte di una specie di supporto decorato che copriva la lampada a olio. L'olio nella bacinella alimentò lo stoppino della lampada, illuminando la stanza con una luce calda. Era una vecchia borraccia. Non vi era più alcuna traccia di acqua. Una vecchia torcia elettrica. Le pile erano morte più o meno quanto Ganon. Sotto il braccio mummificato di Ganon c'era una vecchia mappa. Sopra c'era scritto qualcosa. Presi la mappa da sotto il braccio del cadavere. Ganon aveva scarabocchiato una specie di testamento su quella mappa. Miei cari amici, so che alla fine mi troverete, ma ormai sarà troppo tardi. Ho decifrato la tabula e so che il nostro destino è in paradiso. La chiave per il potere divino è nelle nostre mani. Muoio sereno, sapendo che ora riuscirete a portare a termine il mio lavoro. Dite alla mia famiglia che sono morto facendo il mio dovere e sono stato felice di sacrificarmi per la causa. Alla luce del giorno queste parole svaniranno come le nostre anime. Ma non temete, a quel punto la loro eco ci guiderà nel luogo in cui ci incontreremo di nuovo. A quanto pare quel volpone di Ganon ha lasciato un messaggio segreto nel suo testamento. Una vecchia foto in bianco e nero. Il soggetto non era molto chiaro. Qualcuno ci aveva scritto sopra. Era la foto di un'antica tavola d'argilla. Ganon ci aveva scritto sopra. Qualcuno, probabilmente Ganon, si era preso la briga di tradurre l'iscrizione. Da una prima occhiata, l'iscrizione sembrava riferirsi alle imprese di un certo Re Sole. Se la traduzione era corretta, il simbolo, la On, rappresentava il Re Sole. A giudicare dal resto della traduzione, ai suoi tempi doveva essere un tipo tosto. Se la traduzione di Ganon era corretta, il simbolo Ib On Xe significava tre regni. Shi Xe significava regno fra le montagne. Ganon aveva contrassegnato questo simbolo con la lettera B. Se la traduzione di Ganon era corretta, il simbolo La Ha Xe rappresentava la regione della città del sole. Ganon aveva contrassegnato questo simbolo in rosso con la lettera A. Du A Xe sembrava significare regione dei due fiumi. Se la traduzione di Ganon era corretta, il simbolo Q Is Ai significava lo sguardo dei viaggiatori. Una specie di turista preistorico? Q O era il simbolo della tabula veritatis in quella lingua. Se la traduzione di Ganon era corretta, il simbolo G-I-P-Q significava fine del popolo nemico.
Scommetto che significa infilzare della gente con dei bastoni invece che fare la pace. Se la traduzione di Genen era corretta, il simbolo Ka-ip-ha significava bruciare le città nemiche. Non so chi fosse questo Re Sole, ma voleva sicuramente dimostrare qualcosa. Genen aveva tradotto il simbolo Do-O in quattro vittorie. Se la traduzione di Genen era corretta, il simbolo La-Ji-Shi rappresentava la montagna del tramonto. Sembrava il nome di un Luna Park. Genen aveva tradotto il glifo A-Xu in fiume di sangue. Non sembrava certo il luogo ideale per una vacanza. Se la traduzione di Genen era corretta, il simbolo Yu-Ha significava città giovani. Genen aveva contrassegnato questo simbolo con la lettera E. Se la traduzione di Genen era corretta, il simbolo Ip-Lu-Ap significava casa del dio nemico. Probabilmente era il tempio di una divinità rivale. Se la traduzione di Genen era corretta, il simbolo La-On-Ai significava lo sguardo del Re Sole. Se Ip-Ju era stato tradotto come i giardini del nemico morto. Secondo la traduzione di Genen, questo simbolo è Ai-Yu-Lu, che significa testimoniare il principio della divinità. La forma combaciava con il simbolo della tabula veritatis nel quadro. Era fatta. Nico, che c'è? È quello che penso. Deve essere la tabula veritatis. Quindi Genen l'ha trovata. Sembra così piccola e innocua. Perché Simeon la riteneva malvagia? E perché così tanti morti a causa sua? E perché fare tanta fatica per tenerla nascosta? A meno che non sia davvero pericolosa, come diceva Simeon. Ora, la domanda è... cosa ne facciamo? Quando sollevai la mappa sopra la fiamma, qualcosa iniziò a cambiare. Il testo sulla mappa iniziò a reagire al calore. Che mi venga un colpo! Che c'è? A occhio sembrerebbe che i luoghi sulla mappa combacino con quelli segnati su questa foto. Se quella lettera combaciava con quella nella traduzione di Genen, doveva trattarsi della città del sole. Se le lettere combaciavano con quelle nella traduzione di Genen, doveva trattarsi del regno fra le montagne. Se quella lettera combaciava con quella nella traduzione di Genen, doveva trattarsi della regione dei tre fiumi. Se quella lettera combaciava con quella nella traduzione di Genen, doveva trattarsi della montagna del tramonto. Se la lettera E combaciava con quella nella traduzione di Genen, doveva trattarsi delle città giovani. Non volevo darle fuoco. Secondo la traduzione, in passato la tabula veritatis era appartenuta a un certo Re Sole. I simboli sulla tavoletta erano simili a quelli incisi sulla tabula veritatis. Se la traduzione era corretta, il simbolo La On rappresentava il Re Sole.
Mi chiesi se le note di Genen sulla foto avrebbero potuto aiutarmi a decifrare la tabula. Se la traduzione era corretta, il simbolo La On rappresentava il Re Sole. A giudicare dal resto della traduzione, ai suoi tempi doveva essere un tipo tosto. Avevo decifrato la prima fila di simboli. Tutto iniziava ad avere un senso. Le indicazioni dicevano: dalla città del sole viaggia 5 giorni a est fino a un fiume. Viaggia 6 giorni a sud attraverso un deserto fino alla sorgente di 4 fiumi. Ehi, Nico, ce l'ho fatta! Fantastico! La tabula Veritatis è un insieme di indicazioni. Dai un'occhiata a questa mappa. L'iscrizione dice di partire da qui, la città del sole. Genen ha nascosto il luogo nella sua mappa. Poi dice di viaggiare 5 giorni a est fino a un fiume. Quindi di andare a sud e viaggiare 6 giorni nel deserto fino alla sorgente di 4 fiumi. E lì che c'è? Non lo so, ma deve essere importante, no? Direi di sì. Tanto da costringere gli gnostici a tenerlo segreto per millenni? E indovina... Forse ho trovato il modo di uscire. Davvero? Mentre tu eri impegnato a giocare all'archeologo, io ho trovato questo. Cosa ha fatto?
Non ne sono certa. La porta è sempre chiusa. Forse manca ancora qualcosa? Per forza. Se Genen è morto cercando una via d'uscita, di certo non basta premere un pulsante. Continuiamo a cercare. Decisi di osservare la lampada decorata più da vicino. Il medaglione combaciò perfettamente con il cerchio. Però, guarda un po'. La luce del medaglione illumina questo basso rilievo verde. Potrebbe essere la nostra via di fuga. Se hai ragione, spiegherebbe come mai Genen non sia riuscito ad andarsene. Non aveva il medaglione. Spinsi la statua che ruotò in senso antiorario. Diedi un'altra spinta alla statua. Rappresentava l'albero della conoscenza. Dal suono sembrava fosse successo qualcosa di grosso. Diedi un'altra spinta alla statua. Dal suono sembrava fosse successo qualcosa di grosso.
Era la porta. Meno male. Temevo che saremmo rimasti intrappolati qui, solo noi due, per sempre. C'erano modi peggiori di rimanere intrappolati per sempre. È la porta. Forza, George. Non potevo andarmene senza il medaglione. Era troppo utile per lasciarlo lì. Finalmente io e Nico avevamo la tabula veritatis. Non restava altro da fare che trovare Eva, salvare Marques e darcela a gambe.